Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi un gioco veramente particolare che ho visto di sfuggita su Twitch, giocato da uno streamer, e ho detto: oh mio Dio, cosa cazzo sto vedendo? GTA di quelli vecchi, tipo GTA 1, GTA 2, quelli a volo d'uccello, mixato con un roguelite? Sì, grazie. Me lo sono andato a vedere su Steam. E effettivamente era un gioco che era uscito tipo 2 giorni fa, da pochissimo. In realtà, come vedete, è ancora una 0.9, cioè non è manco una 1.0, ma in teoria non è un accesso anticipato, va bene, e costa tipo 5 euro, ok? L'ho preso, ho visto tipo un trailer, pochi minuti, e mi sono innamorato. Non ho idea della sua qualità, non me ne frega un cazzo. E GTA 1 e 2 praticamente mischiato a un roguelike, e quindi tanto basta. Non lo so se giocarlo col mouse o col pad. Proviamo col pad e mettiamoci mira automatica, anche fuoco automatico, perché appunto dovrebbe essere un po' anche alla Vampire Survivor. Anzi, letteralmente loro nella loro descrizione del gioco dicono GTA mischiato a Vampire Survivor, quindi schizzi di sangue sì, immagino che vada bene giocarlo, diciamo, in auto shoot. Ha caricato una città tipo casuale, ci sono dei personaggi, requisito di sblocco, 35 bambini. In che senso gioco? Facciamo che mi sposto qua così leggete meglio. Non so cosa voglio dire, 35 bambini... Forse vuol dire quello che immagino, cioè tirarli giù con la macchina o qualcosa del genere. Comunque possiamo usare forse solo Babbo Natale, ubriaco, che mi sembra un'ottima scelta. Ah, sono gli sblocchi qua, 30 taxi, 18 bancari hot dog, 45 mafia, 18 bambini in carrozzina. Ok. Cominciamo con Babbo Natale ubriaco. Salute tantissima, velocità poca, maneggio di armi poco, resistenza all'impatto tanto. Bonus resistenza all'impatto. Sopravvivi 20 minuti, raggiungere l'attacco nucleare, lol. Secondo obiettivo non si capisce un cazzo. Terzo, bevi la pigna colada con le ragazze. Io già amo questo gioco. Alla fine non sono gli anni della tua vita che contano, è la vita dei tuoi anni. Bene. Aggiornamenti, attrezzatura, soldi, c'è anche una sorta di build da gestire all'inizio. Abbiamo solo calcio in faccia, non abbiamo soldi, non possiamo comprare una minchia, però potrebbero esserci dei potenziatori di Hollywood per aumentare le esplosioni, velocità di corsa, il tuo lavoro attira follower, autista. Forse sono dei bonus che andiamo a beccare nel gioco, oppure che possiamo prendere prima, non saprei. Però non li possiamo sbloccare. C'è anche una specializzazione. Rotolo. Usa il tuo incredibile corpo di grandi dimensioni per spingerti e deludere. Lo sciopero della super slitta di Babbo Natale. Ah, quindi sono specifici forse della classe di Babbo Natale. Fucile. Vabbè, non possiamo sbloccare un cazzo, quindi partiamo solo col calcio in faccia. Oh mio Dio. Grafica in... va bene, quella che è. Bene, anche troppo brutta. Vedete, è proprio stile GTA, level up a 500 metri. Allora io cosa posso fare? Posso LS, LT, uno sprint, ma anche un calcio in faccia. Ah, calcio in faccia d'attacco. Ah, bene. Possiamo rubare la macchina. Ok. SL e frena a mano. Madonna, la fisica. SL e frena a mano. Ok, questo è frena a mano. Ma possiamo accelerare di più di meno? No, è solo avanti e con l'analogico. Okay. Quindi giochiamo esattamente come fosse un GTA del 1998. Bello questo ombrellone, grazie, non cambia.
Guardi i danni sulla macchina. Già è sfondata la macchina. Anche se in teoria abbiamo preso pochini danni, però già fisicamente già scassato. E io non so che cazzo fare. Ah, devo sopravvivere, giustamente. Ho rubato una pistola, non so neanche come, e quindi adesso comincio a sparare da solo il personaggio, perché abbiamo messo auto sparo, auto aim, auto tutto. Ehi là, un po' di Carmageddon. No, non è buono forse. Usciamo dalla macchina. Dio madonna. Oddio mio. Rubiamo la macchina. E forse Goti, ragazzi. Goti degli indie. Forse il Goti degli indie. Vabbè, io come comando in macchina non devo fare un cazzo, devo solo fare il freno a mano. Non devo manco... cioè, devo solo spostarmi con l'analogico. Mi sembra, non è che c'è una frenata, un'accelerazione, se no è così. Molto easy. Nel frattempo tutto esplode, tutto questo è bellissimo. Devo solo tenere d'occhio la vita. E... ci sono i salti, guardate, c'è una rampa. Ma la macchina si sfascia alla velocità della luce, però. E niente, c'è anche le stelle sopra della polizia, ovviamente. Cazzo, ho preso un muro, non l'ho visto. Porca puttana. Spero che mi avverta quando sta per esplodere. Ma c'è il level up, dovremmo andare verso il level up. Ci sono gli elicotteri. Non benissimo. Non benissimissimo. La macchina non risponde quasi più ai comandi. Io scenderei. Io prenderei un tir qua. Ah, ci sono i soldi qua. Vero, vero, che è tipo un survival, quindi vampire. I comandi sono un po' strani, però non terrificanti. Sì, mi sono incastrato fortissimo, non si capiscono bene i muri, comunque noi lottiamo tutto. Nel frattempo sta esplodendo tutta la città, io dovevo andare giù però, non su. Vorrei andare al level up, già ho perso il controllo tantissimo. Ah, perché forse è una ruota andata. Forse c'è proprio la fisica. Sì, sì, mi sa di sì. Quindi se cominciate ad avere ruote sfasciate è un casino. Forse non ho una ruota. Probabilmente. Vai, Babbo Natale, cazzo. Spara a tutti. Piaci. Pigliati sta macchina. Non pigliati. No. Minchia, la polizia arriva. Dai. Certo, un sacco a rubare macchine. Malissimo, ragazzi. Non riusciamo a fare un level up. Sì, in effetti. Certo, la guidabilità è quella che è, però. Okay. Dio mio. Perché si fa tutto con l'analogico. Compreso l'accelerazione. 91 metri. Devo fare sto cazzo di level up. Non so manco che cazzo è il level up. No. Job. Madonna. Andate una volta. Ho 2000 soldi che non so cosa servono. No, è così. Sono un po' strani sti comandi. La macchina è già quasi andata. Andiamo. Avrei preferito dei comandi con acceleratori, con i trigger. No, siamo quasi morti. Non benissimo. Portiamo la macchina alla polizia. Siamo morti. Benchia. Non siamo riusciti a fare manco un level up. 5 stelle. Va bene. Ci dà un po' di premi, di valutazioni, risultati. Abbiamo ucciso 5 bambini in carrozzina e 6 bambini normali, 8 adulti, 108 con la maglietta, 86 zombie, boh, 2 taxi. Va bene. Non siamo riusciti a fare manco un level up. I soldi ce li lascia però. Ah, ok. Ci ha lasciato i soldi, quindi adesso possiamo comprare qualcosa. Aggiornamenti e attrezzatura. Non so qual è la differenza. Forse gli aggiornamenti sono quelli che sblocchiamo, che poi possiamo prendere. Se avessimo mai fatto un level up. E invece l'attrezzatura forse con quello con cui cominciamo la partita, che costano anche un botto. La gioia detonata a distanza. Solo i bravi ragazzi e ragazzi possono sentire la magia di questa borsa. Puoi respingere proiettili e automobili in arrivo. Midi. Se no ci sarebbe questo, che è la sua abilità. Usa il tuo incredibile corpo
durante occasioni speciali, aumentando le possibilità di essere mancati dai proiettili. Ok, prendiamolo. Ah, infatti, ce la mette come abilità. Poi sblocchiamo qualcosa. E sblocchiamo. Boh. Voglio essere un leader, voglio essere un influencer delle strade. Proviamo a fare un'altra partita perché ho rosicato fortissimo. Che non abbiamo fatto neanche un level up del cazzo. Comunque, L. Ah, what the fuck? Questa è l'abilità di classe di Babbo Natale, rotolare come una palla. Ma in teoria è un dodge roll anche per prendere meno danni, forse. Vabbè. Ok. Rubiamo una macchina, no? Tipo. Ah, i bambini, ecco te, bambino in carrozzina, muori. È un gioco edificante. Se fosse uscito nel 96 sarebbe stato uno scandalo. Andiamo verso sto cazzo di level up. Non riesco a percepire, ecco, se questo è un muro o una scala, va bene. Madonna, sto sistema di... Ma non si può cambiare il sistema di controllo? Ma se io faccio mouse e tastiera? È così intelligente da cambiarmeli? Se io premo? Sì. Forse è meglio. WASD. Il mouse non fa un cazzo proprio. Tanto mi devo muovere solamente. No, anche con WASD è un po' un casino. La guidabilità è quasi zero. Con essi scende. Problema la guidabilità. Però mi lascia Y il controller. Bene. No, dovrebbe là. Non so, forse forse un filo meglio con WASD. Si entrerebbe ma non c'è riuscito. Le cose esplodono prima di poterle rubare, è un problema forse. Non si sono aggiornati i comandi, non so adesso quali sono. Ok, lo space stacco il controller forse, così mi aggiorna. Ok, ora mi aggiorna i comandi come su PC. Ok, space per fare questo rotolio. E il calcio, tasto destro del mouse. Ok, siamo riusciti a fare un upgrade. Sussurratore di proiettili. Fucile mitragliatore. Mina. Questo è un puntatore a velocità della pistola. Oppure un fucile mitragliatore. Andremo su un fucile mitragliatore. Però idealmente io vorrei un mezzo. Tanto lui spara lo stesso dal mezzo. Il mouse non serve un cazzo, tanto siamo tutto con WASD. È scomodissima il sistema di guida. Secondo me lo devo fare diverso. Contribuisce alla difficoltà. E andiamo verso l'altro level up. Mi sembra che sia la cosa più smart da fare, dato che dovremmo resistere mezz'ora. Forse io ho misinterpretato la questione, forse io devo solo andare a destra e a sinistra. Ma... Non cammina più sta macchina. La velocità con cui si spaccano le macchine è incredibile. Già siamo a 3 stelle. Ho fatto un mega salto. No. Usciamo di qua, madonna, per un pelo. Non posso salire? Ah, potevo allargarmi la telecamera qua. Porca puttana. Ma c'è un fosso qua, ma che cazzo è Central Park? Una macchina.
taxi, driver, FBI, non è una bellissima cosa, mi sa. Forse siamo al massimo livello di essere ricercati, madonna. Se non fosse così macchinoso, guidare sarebbe certamente facile. Niente, va per i cazzi suoi la macchina. Porca puttana. Siamo tornati giù. Guarda che bei salti. Mi trovo meglio con il mouse e tastiera, anche se il mouse non serve molto. No, 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 no. Sì, vabbè, guarda il elicottero. Rubiamo la polizia. Furgoncino della polizia. Muro? Sì, però abbiamo rotto. 84 metri. Dai, dai. Madonna di Dio. Ma dove gira? Ma dove fa? Non gira più. Gira per i cazzi suoi. Ingestibile. Ah, perché stava esplodendo. Rissa da vicolo, velocità di corsa più veloce, maggiore resistenza agli urti e alle esplosioni, magnete del denaro, dinamite, inventato da Alfred Nobel, nel tentativo di creare esplosivo più sicuro. Possiamo equipaggiare con Q, dinamite. Proviamo a correre di più, dove siamo già a piedi, sperando di sopravvivere. Moto? C'è la moto pure? Dai, te prego. C'è pure la moto, no, non ci posso credere. Devo andare a 100 metri, dai. Niente. È stranissimo, il metodo di movimento è ingestibile. Furto e uscita al veicolo più rapidi. Permette di rubare auto a velocità più elevate. Psicopatico, aumenta i danni. Magnete. Ci serve un'auto, perché stiamo mezzi morti. Così possiamo rubare più facilmente. C'era un'arma carina qua, no? Se non riesco a girare. Scendi, Cristo santo. Shotgun. No! Dio! Tutto esplode prima di poterlo rubare. Ah, ma molto più veloce. Ok. Siamo mezzi morti noi, però abbiamo un mezzo un pochino più resistente. Abbiamo uno shotgun. Abbiamo 100.000 stelle sopra. Abbiamo 3 stelle polizia e 3 stelle FBI. C'è il delirio più totale. Questo mezzo già è morto praticamente. Non ci posso credere. Dove devo... 13 minuti la bomba nucleare, che non ci arriveremo mai nella vita. Devo scendere. Siamo morti. Beh dai, un po' meglio. 1000 statistiche, vediamo un po'. 12 bambini in carrozzina su 18, 16 bambini normali su 35. Un po' di cose sbloccate, ok. I soldi ci rimangono sempre, ok. Ogni auto ha forza, velocità, resistenza, agli urti e danni diversi. C'ha... Cos'era quella roba lì? Ci ha aggiunto tipo un potenziamento forse. E poi qui... Ah, noi continuiamo a pagare, lo facciamo diventare sempre più forte il nostro potenziamento di classe. E poi possiamo prendere altre cose. Tipo i missili. Più sangue. E maggiori possibilità di danni da splat.
Ah, possiamo anche aumentare gli upgrade e aggiungerli nel gioco, probabilmente. Non lo so, ragazzi. Molto carino, molto carino. Secondo me per pochi spicci ci può valere. Continuerò a giocarci e poi vediamo. Però va bene, non mi aspetto grandi cose, eh. È un po' for fun questo video, però mi ricordava tantissimo i vecchi fasti degli anni 90, di GTA appunto, quelli primi GTA, e quindi questa cosa di mixarlo con un roguelike è molto carino. Non credo abbia tantissimi contenuti, sia veramente un gioco molto basso budget. Magari l'ha fatto anche una sola persona, chi lo sa, può essere. Comunque, ragazzi, spero che il video sia stato divertente e vi abbia intrattenuto. Noi comunque ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming. Voi state sempre sintonizzati. Grazie sempre per il supporto, statemi sempre bene. Noi ci becchiamo alla prossima. Salutoni, ciao ciao.